I dividendi sono la vita per gente come me. Fiscalmente inefficienti, ma ottimi per calmierare alcuni rischi relativi ad esempio ai drawdown, utili a pagare bollette o avere qualche spicciolo da spendere se non si vogliono reinvestire subito. Poi in Italia il mese di maggio è notoriamente una pioggia di dividendi. Ci andiamo a dare un'occhiata insieme? Andiamo a vedere 5 aziende che secondo me vale la pena approfondire. Lo facciamo ad aprile, così siamo più pronti. Bentornato. L'operazione di stacco di un dividendo è semplice, ma con alcune peculiarità da conoscere. Si tratta di momenti di goduria pura per chi, come me, ama il cash flow generato dalle aziende che decidono di condividere con i propri azionisti una parte degli utili sotto forma di distribuzione. Conoscete tutti il mio amore per le aziende Dividend Aristocrats e Dividend King americane, che cavalcano una lunga storia di distribuzioni, di crescita, ma come avete anche notato recentemente mi sono avvicinato anche ad alcune realtà italiane, nel mio caso non troppo grandi, ma che spingono sulla crescita dei dividendi. A prescindere da tutto questo, mi faceva comunque molto piacere condividere le varie distribuzioni, a mio parere, importanti che si avranno a maggio in Italia per andare a scovare quelle che io penso siano da seguire con un po' più di attenzione, non tanto per lo yield o per la grandezza dell'importo distribuito, né tantomeno per la grandezza dell'azienda in questione, ma più che altro anche per farti partecipe di quali potrebbero essere le mie scelte di orientamento sugli acquisti e per cui dare spunti su aziende che vale la pena, a mio parere, di approfondire. E rimani fino alla fine di questo video se vuoi sapere quale fra queste 5 aziende è la mia preferita. Directa Sim, cominciamo dalla torinese Directa, che tutti gli investitori conoscono in quanto sempre sulla bocca di tutti nella valutazione se sia o no il miglior broker italiano. Di recente, oltre alla piattaforma D-Lite, che già era molto più amichevole della Classic, ha finalmente sfornato Directa un'interfaccia molto più user-friendly chiamata Libera. Quotata da poco e per cui con poco storico sui mercati azionari, comunque si tratta del più longevo broker italiano, fondato nel 1995. Il suo dividendo 2023 relativo all'esercizio del 2022 è stato di recente proposto dal consiglio di amministrazione e dovrebbe essere pari a 0,16 centesimi di euro per azione per un controvalore complessivo di 2,64 milioni di euro. La cedola sarà staccata l'8 maggio 2023 e messa in pagamento dal 10 maggio 2023. Il suo valore per singola azione di 16 centesimi di euro corrisponde a uno yield del 3,9% lordo alle quotazioni attuali. Directa sporna un margine lordo dell'81% e uno netto del quasi 19,5%. Sinceramente la vedo ancora troppo sopravvalutata in termini di quotazione, ma per chi la vedesse come una posizione solida da mediare nel tempo, potrebbe vederla già come un'opportunità. Si tratta comunque di un'azienda molto piccola, con 67 milioni di capitalizzazione, ma circa 92 milioni di asset, che per cui coprono ampiamente la sua capitalizzazione. Notorious Pictures. Andiamo nel mondo dell'intrattenimento con Notorious Pictures, azienda milanese. Ci spostiamo, non so se è più a nord, comunque ci spostiamo. Azienda che si occupa della distribuzione dei diritti d'autore, ma anche di distribuzione e commercializzazione di film, di cartoni animati attraverso vari canali fra cui cinema, home video, televisione e nuovi media. Il suo dividendo 2023 relativo come sempre all'esercizio 2022 proposto dal consiglio di amministrazione dovrebbe essere pari a 0,115 centesimi di euro per azione. La cedola sarà staccata lunedì 15 maggio 2023 e messa in pagamento il 17 maggio successivo. Alle quotazioni attuali ci troviamo attorno al 6,6% di dividend yield. Azienda molto piccola che capitalizza meno di 40 milioni di euro, ma che ha in pancia quasi il doppio di asset, che sono attorno ai 79,9 milioni di euro, e un debito che si attesta attorno ai 49 milioni di euro. Facendo poca produzione e molta distribuzione, sicuramente i costi sono minori, non ci troviamo di fronte a Netflix, ma comunque sono alti dovendo pagare dei diritti di autore. Margini lordi vicino al 75%, mentre quelli netti sono quasi al 14%. Azienda a mio parere molto ma molto interessante e da approfondire. Se vi interessa, ovviamente fatemelo sapere nei commenti qui sotto che ci faccio un approfondimento. Italian Sea Group. Per questa azienda, Italian Sea Group, andiamo a Carrara e andiamo nel lusso, per la precisione nella nautica di lusso. Infatti l'azienda fondata nel 1942 progetta, produce e commercializza yacht e super yacht a motore e a vela, in vetroresina, alluminio e acciaio, che vanno dai 17 agli oltre 100 metri di lunghezza. Utilizza marchi conosciutissimi nel settore, che io conosco ma magari non tutti, come Admiral, Tecmar, per i navi e picchiotti. Il suo dividendo 2023 relativo sempre all'esercizio 2022 che è stato proposto dal consiglio di amministrazione dovrebbe attestarsi agli 0,272 centesimi di euro per azione per un ammontare complessivo di 14,4 milioni di euro. La cedola sarà staccata il 2 maggio 2023 con messa in pagamento il 4 maggio 2023.
Questo porta lo yield dell'azienda alle quotazioni attuali ad essere un 3.2% circa. Fatturato e profitto esplosivi nel tempo, almeno in questi ultimi anni, in continua crescita, ma che hanno comunque costi alti di produzione. E questo si riflette sui margini lordi, che sono attorno al 37%, mentre quelli netti sono attorno all'8%, dividendo sempre in aumento ed una capitalizzazione discreta a circa 450 milioni di euro. L'azienda ha molto debito, circa la metà della sua capitalizzazione a 233 milioni di euro, ma ci sta nel settore, ed un totale di asset di circa 342 milioni di euro. Comunque un'azienda sana nel suo contesto. A mio parere anche il russo non dovrebbe mai andare in malora a meno di grosse problematiche. Certo, in questo caso non si tratta di un'azienda enorme come Louis Vuitton o NSC, ma ha comunque i suoi vantaggi. Valsoia, continuiamo con la bolognese Valsoia, azienda fondata nel 1990, che come tutti ben sappiamo tramite le campagne pubblicitarie a manetta, produce con distribuzione quasi globale prodotti alimentari e bevande, basati principalmente sulla soia, ma non solo, avendo ora anche delle linee sostitutive, ad esempio di formaggi, pizza e di altri alimenti. Il suo dividendo 2023, come sempre relativo all'esercizio 2022, è proposto dal consiglio di amministrazione, dovrebbe essere pari a 0,38 centesimi di euro, lo stesso ammontare assegnato lo scorso anno. La cedola sarà staccata lunedì 8 maggio 2023 e messa in pagamento il 10 maggio successivo. Per cui dividendo non in crescita quest'anno, ma con un yield del 4% circa alle quotazioni attuali. Anche per Valsoia valgono le stesse considerazioni che ho fatto all'inizio per Directa, nel senso che la vedo un pochino troppo cara. Azienda leggermente più grande, infatti capitalizza circa 103 milioni di euro, che sono poco meno degli asset a disposizione, che si attestano attorno ai 124 milioni di euro. La sua posizione finanziaria è secondo me buona in termini di rapporto fra il debito e le equities, ma ha profitti minori rispetto a Directa, attestandosi sul 23% di margine lordo e per cui circa un 7.7% per quanto riguarda il suo margine netto. Ciò nonostante è il settore che sicuramente va a influire su questi dati e non aiuta questi due valori. Unipolsai, restiamo sempre a Bologna così risparmiamo carburante che costa un casino in questo periodo, e chiudiamo con Unipolsai, facente parte ovviamente del gruppo Unipol ed essendo una assicurazione multiramo, possessore di marchi come Unipol, la Fondiaria, Sai, Nova MA e la Previdente, presente oltre che in Italia con 2500 agenzie anche in Serbia attraverso Didor Novi Sad. Per quanto riguarda il suo dividendo 2023 relativo all'esercizio del 2022, quello che è stato proposto dal consiglio di amministrazione dovrebbe essere pari a 0,16 centesimi di euro per azione, per un ammontare complessivo circa di 452,7 milioni di euro. La cedola sarà staccata lunedì 22 maggio 2023 e messa in pagamento il 24 maggio successivo. Sulla base delle quotazioni attuali lo yield dovrebbe essere circa 7.14%, il più alto di quelli che ho proposto fino adesso, margine lordo del 23% circa e netto del 4.3%. Ha un dividendo ballerino, ma che nell'ultimo periodo è ritornato a crescere. Azienda molto più grande delle precedenti menzionate, anzi la più grande del lotto, avendo una capitalizzazione di 6,9 miliardi di euro. Si trova nella situazione di avere moltissimi asset, superiori alla sua capitalizzazione, anche se di poco, arrivando a circa 7 miliardi abbondanti di euro. Ha comunque un debito sostenibile e in calo negli ultimi 5 anni, per cui si sta lavorando per rendere la capacità economica più sana, e questo dovrebbe o potrebbe voler significare aumenti del dividendo nel futuro. Qual è la mia preferita fra queste 5? La mia preferita del lotto è sicuramente Italian Sea Group. Nel lusso io ci vedo sempre un amore per il marchio che arriva prima del prodotto, e in questo caso parlando di super yacht sono cose che viaggiano su ordinazione, per cui ad alto valore aggiunto. Ricordandoci che questi non sono né consigli ad investire o a non investire, ma solo spunti per scopo didattico e di approfondimento. In ogni caso, se questo contenuto ha portato un valore aggiuntivo alla tua conoscenza, fammi capire il tuo gradimento con un bel pollicione in su. Se invece mi hai appena conosciuto, potrebbe essere una buona, anzi un'ottima idea cominciare a far parte di questa community con maggiore presenza, la tua, iscrivendoti al canale e cliccando la campanella delle notifiche. Al prossimo video!